Culture Social Art diamo il benvenuto a Lorenz Simonetti, giovanissimo cantante youtuber di cui scopriremo sicuramente cose molto interessanti. Intanto, benvenuto. Ciao, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, senti, tu sei giovanissimo, la cosa ci fa sempre molto, molto piacere, ma anche molto seguito come youtuber, lo dicevo prima sui social. Tra TikTok e YouTuber, io penso che non sai che dove ti seguono di più. Come Sì, in oggi? effetti sono tante persone, sì. La cosa ti fa piacere, naturalmente. Assolutamente, assolutamente mi fa tanto piacere, anche perché è una cosa che sto costruendo io con la mia musica da solo e quindi mi dà un sacco di soddisfazione. Una cosa che mi interessava, com'è oggi vivere la tua vita con il mondo virtuale sempre in primo piano? Allora, ci sono lati positivi e lati negativi, nel senso che sicuramente è bellissimo sapere che c'è tanta gente che è appassionata di quello che faccio e d'altra parte rende un po' anche magari la vita frenetica, se vogliamo, perché comunque lavorare con i social significa essere sempre a contatto con queste persone anche se non ce l'hai vicine, no? E quindi devi sempre tenerle aggiornate quotidianamente. È anche molto impegnativo da questo Sì, punto di vista. Prima assolutamente. di farti qualche altra domanda, io poi sono anche molto curiosa del tuo ultimo singolo, Irraggiungibile, che comunque ha già una visualizzazione altissima, se non sbaglio questa settimana o oggi mi pare leggevo che sei al 30esimo o 33esimo posto tra i video più visti su YouTube. Sono Sì. andata a vedere lì TikTok, mi spiace, ma io ancora non ce l'ho e non credo perché lo vedo troppo giovanile anche per me. Però nel tuo brano tu parli di un amore molto forte. Ecco, sono sensazioni che hai provato e ti rispecchia un po' questo brano. Sì, assolutamente è basato proprio su un qualcosa di autobiografico, no? È proprio un'esperienza personale, così come praticamente tutti i pezzi che scrivo, sono sempre ispirazioni che avvengono successivamente a un qualcosa che ho vissuto, un'esperienza. Per cui sì, tutto quello che racconto nella canzone ha, diciamo, un riscontro diretto con qualcosa che mi è successo. Visto che mi dici che è qualcosa che è successo, è anche un modo per metterti a nudo davanti agli altri e ai tuoi fan. Come ti fa sentire? Diciamo che sono sentimenti contrastanti, nel senso che da una parte magari c'è un attimo l'imbarazzo di raccontare parti di sé che non vorresti uscissero troppo, no? Però dall'altra parte è bello anche trovare persone che si rispecchiano in quello che dici e certe volte dicono: ah, anch'io ho vissuto qualcosa di molto simile, se non una situazione magari identica, e questo mi aiuta tanto perché capisco che non sono solo e magari a vivere un'esperienza che non rivivrei una seconda volta. Io sono andata a guardare anche il video, naturalmente ho ascoltato la tua canzone che è molto ritmata e si vede anche la motivazione per cui è molto seguita, perché hai usato un sound abbastanza, come dire, coinvolgente. Come ti è venuta questa idea? Ma allora, diciamo che io ascolto molto artisti soprattutto internazionali come possono essere Charlie Puth, The Weeknd, così, e quindi l'influenza è, diciamo, si sente, soprattutto una persona che ascolta musica internazionale si sente molto l'influenza soprattutto del mood strumentale della canzone. Io ascoltando tanto quel tipo di musica inevitabilmente cerco di portarlo in Italia con testi chiaramente scritti in italiano e sto cercando di fare un po' questo. Io mi sento un artista internazionale che però canta in italiano. Beh, noi ci auguriamo che tanti artisti italiani poi si sentano internazionali, riuscendo a portare un po' quel mood, come dicevi tu, americano o inglese, che comunque va tanto
alla moda, ma anche prima, è giusto che sia così. Altra curiosità invece riguarda il video. Sei nel video in continuo movimento e in macchina. Ecco, anche questo, perché è importante la tua idea? Penso, poi mi dici anche se è la tua idea o di qualcun altro per il movimento della macchina, ma perché è importante proprio far capire il movimento all'interno di questo video? Diciamo che è tutto un po' collegato dal mood strumentale della canzone al testo, al significato del brano, e così anche ho voluto fosse anche per i videoclip. Tant'è che l'ho registrato in macchina, tutto in movimento, molto movi cioè molto, non c'è mai una situazione di stallo, no, nel video, sei sempre col fiato sospeso, e anche il fatto che io sia proprio sempre in macchina accentua questa mia visione del brano attraverso il videoclip, ed è un'idea che non viene da un'altra persona, perché come tutte le cose, tutti i contenuti che faccio, praticamente faccio tutto da solo. Il video l'ho registrato da solo con mio padre, quindi c'è proprio una cosa fatta direttamente dalla mia testa, e vabbè, con l'aiuto chiaramente di mio padre anche. Bello, molto, molto bella questa cosa che riesci comunque a gestire un po' tutto e riesci a gestire anche la tua vita da influencer. Allora, su questo io ho un paio di domande perché poi sono anche molto curiosa perché vedo che tu comunque sei giovanissimo, ma ti vedo molto, molto ferrato in materia musicale e penso anche in influencer, se no non saresti così seguito. Senti un po' la responsabilità di essere seguito da tanti giovani e dai giovani che poi ti chiedono consiglio. Certo, questa cosa secondo me è una cosa inevitabile nel momento in cui si acquisiscono un po' di numeri sui social, che sia TikTok, che sia YouTube, insomma, uno vale l'altro poi. C'è secondo me sempre da pensare un minimo ai contenuti che si pubblicano, indipendentemente anche dal contenuto che tu vai a pubblicare, che sia musica o che sia qualcos'altro. C'è sempre da pensare il fatto che molti ragazzi, anche molto giovani, possono prendere ispirazione da queste azioni, da questi contenuti, no? E quindi c'è da mantenere sempre, secondo me, un rispetto verso le altre persone. Quando si va a pubblicare qualcosa, cercare sempre di capire se il contenuto che stiamo caricando sulla piattaforma è un contenuto valido, positivo, oppure invece un contenuto che magari può passare dei messaggi sbagliati, cosa che io cerco sempre di non fare, chiaramente. Questo ti fa davvero molto, molto onore perché almeno fra tanti contenuti ci sono contenuti molto importanti e anche molto belli e poi alla fine devono essere positivi. Leggevo che molti poi ti chiedono anche consiglio, quindi ti chiedono qualche consiglio per situazioni. Ecco, tu hai qualcuno che ti supporta nell'aiutare anche questi ragazzi che ti chiedono aiuto oppure cerchi di ragionarci da solo per poi dar loro qualche consiglio? No, allora, diciamo che la maggior parte di questi ragazzi che mi scrivono, magari, no, che mi dicono, perché mi arrivano, no, un sacco di messaggi, io ho iniziato a suonare uno strumento perché ho visto i tuoi video, oppure come si fa a scrivere una canzone visto che te sei così bravo, cioè, mi arrivano messaggi del genere, no? E io per quanto posso provo a rispondere, dare i miei consigli in base alla mia esperienza, non ho nessuno che fa questa cosa al posto mio. Chiaramente cerco di dare sempre il consiglio migliore secondo quello che è il mio pensiero, poi spero di non sbagliarmi. Guarda, prima di lasciarci, io ti chiederei qual è il tuo sogno nel cassetto? Un sogno che vorresti realizzare per te musicista, per Lorenz musicista, ma se ci racconti anche un sogno che vorresti realizzare per te, Lorenz, proprio persona che vive, che cresce, che è pronto a maturare. Oddio, allora, una cosa che dico spesso e che ho sempre in testa ogni giorno, chiaramente prima o poi, è quello di andare al Festival di Sanremo. Cioè, quello per me è veramente un sogno nel cassetto che avrò finché non si realizzerà. E perché secondo me è veramente una delle ambizioni più grandi che un artista italiano possa avere, insomma. E una cosa invece che desidero per me, e non per un qualche altro motivo,
Mi piacerebbe prima o poi riuscire a fare una canzone che non vada magari soltanto in Italia, ma anche fuori dall'Italia, cioè che riesca a prendere un po' tutto il mondo. So che è molto ambiziosa, molto molto ambiziosa come cosa, però è una cosa personale che prima o poi mi piacerebbe riuscire a fare. Ma guarda, io penso che stai sulla buona strada, quindi ci basterà ancora poco. Allora, io ti auguro davvero di realizzare in particolare proprio questi tuoi due ultimi desideri, che poi sono, penso, i desideri di un giovane cantautore italiano. E quindi speriamo, incrociamo le dita e spero di vederti a Sanremo il prima possibile. Dai, speriamo, spero tanto, sarebbe bellissimo. Allora, naturalmente il tuo singolo è possibile ascoltarlo su tutte le piattaforme, gira in radio, quindi chi volesse ascoltarlo ti deve solo ricercare, oppure va Sì. direttamente sul tuo canale e lì si ascolta Esatto, tranquillamente. basta cercare Irraggiungibile su tutte le piattaforme, o comunque i miei profili, io mi chiamo sempre Lorenz Simonetti, tutto attaccato su tutti i profili, quindi più semplice di così non si può, veramente. Grazie per essere stato con noi e davvero un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.